Ciao ragazze, bentornate ad un nuovo video in collaborazione con la rivista Mod. La nail art di oggi sarà ispirata a un film tanto atteso ormai da circa 2 anni, credo, e, anzi, più che al film è ispirata al libro. Vi sto parlando di 50 sfumature di grigio. Per ricrearla ho utilizzato due smalti principali. Questo smalto nero della Kiko, numero 275, che ormai mi avete visto utilizzare già più spesso, è questo semplice bianco French kneaded. È uno smalto un po' low cost. L'ho comprato quando ero proprio agli inizi perché costa di meno obiettivamente rispetto agli altri smalti. Non è il massimo della qualità, però comunque secondo me è abbastanza decente, cioè, è accettabile. L'ho utilizzato soprattutto perché non volevo rovinare le setole di altri pennelli. E basta. Se seguirete il tutorial fino alla fine, capirete il perché ho detto che è più ispirata al libro piuttosto che al film. Il primo passaggio sarà quello di andare a stendere la base. Sul pollice invece stenderò una passata di questo nero della Kiko. Poi mi servirò di questo smalto della Knitted, che non metto molto, per andare a fare le sfumature di grigio su ogni dito. Vi informo già che d'ora in avanti il video sarà molto velocizzato, perché tanto i passaggi sono sempre gli stessi. Volevo comunque farveli vedere tutti. Per fare la prima sfumatura di grigio sono andata a mettere un po' di nero sulla carta forno e successivamente qualche goccia di bianco per andare a schiarirlo leggermente. Sul medio l'effetto deve essere ancora più chiaro, quindi vado a mescolare altre gocce di bianco e così via fino al mignolo, che a questo punto dovrà essere di un grigio molto molto chiaro. Ed ecco qui le mie quattro sfumature di grigio. Sull'anulare invece ho deciso di riprendere la cravatta di Mr. Grey che c'è sulla copertina del libro. Con il Deborah Milano Rosso numero 39 andrò a rappresentare un bacio sul mio pollice. Tra l'altro qua, come potete vedere, la telecamera mi stava cadendo. Ho voluto disegnare queste labbra per andare a rappresentare quella che sarà la passione che nasce tra i due protagonisti, Christian e Anastasia. E questo è il risultato finale del bacio e delle sfumature. Ora andrò ad utilizzare i due acrilici della Gamax, il bianco e il nero, per andare a disegnare la cravatta della copertina del libro. Dopo aver fatto la base, ho deciso di andare a farci un po' di sfumature. Come potete vedere, all'inizio sembrano anche abbastanza carine, ma poi le ho rovinate, secondo me. Qui mi piace abbastanza, infatti siamo ancora all'inizio. Poi man mano ho deciso di andare a sfumare sempre di più, ma non capisco perché dopo un po' i colori si sono mischiati un pochettino. Ed ecco il risultato che non mi ha soddisfatto del tutto. Ora, con il pennellino Lamax numero 00, vado a fare la parte restante della mia cravatta. Dei piccoli ghirigori vicini vicini. Come ultima fase della mia nail art, utilizzerò il tappo del mio bicchiere, dei fogli di una rivista di giornale e dell'alcol etilico. Successivamente andrò ad inserire un po' di alcol dentro il mio tappo per andare a mettere a bagno questi pezzettini di rivista. Dopo averla premuta un pochettino sul mio indice e aver aspettato qualche secondino,
Vado a togliere il mio pezzetto di giornale e vedrete che le scritte si sono depositate sull'unghia. E così facendo andrò a fare la stessa cosa anche sulle altre tre dita, tranne l'anulare perché ci ho già disegnato sopra. Ho pensato di rappresentare l'effetto giornale per riprendere un po' le pagine del libro. Come ultimo passaggio, infine, andrò ad applicare questo top coat della Mezzauta su tutte le unghie. Ed ecco il risultato finale di tutte e 10 le dita. Ragazze, la nail art è conclusa. Come avete sentito prima, non sono rimasta soddisfatta al 100%. Non mi ha soddisfatto particolarmente quest'unghia. Speravo venisse molto molto meglio. Però vabbè, magari in un commentino fatemi sapere cosa ne pensate, se la pensate come me, oppure se sono magari troppo autocritica. Io vi saluto, vi ricordo tutti i miei riferimenti all'interno dell'info box, compresi quelli di Monte, e del link all'articolo che non dovete perdervi assolutamente. Vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ed un cotton fioc, come ho fatto già per le altre unghie. Ed ora, con delle paillette ed una semplice colla, andrò a dare un tocco di luce tra i miei rombi.